Welcome amici, ben ritrovati. Ciao a tutti, ciao Laura. Welcome friends, ciao a tutti, hola Davide. Hola Laura. Ciao amici, privet siem. Privet siem a tutti e a tutti gli amici russi. Oggi facciamo un salto nel passato, cari amici, e andremo ad ascoltare, Laura, insieme a te, una canzone di un fantastico gruppo che si chiama Kino. È un gruppo musicale sovietico, allora quando c'era ancora l'altro stato della Russia. È un gruppo rock sovietico capitanato da Viktor Koi, che è amatissimo in Russia, è amatissimo davvero, e molte volte ci parlano di lui. Viktor Koi è stato uno dei più influenti e popolari gruppi russi negli anni 80, e calcola che lui non c'è più. È un gruppo che era nato nel 1981, poi dopo la morte di Viktor Koi, diciamo, si è sciolto, rimane viva la sua immagine, il suo l'amore che hanno tutti ovviamente i russi, perché calcola che aveva la mia età, Laura, Viktor Koi, aveva la mia età, del 78, sarebbe vivo, avrebbe 45 anni, ma nel 1990 è stato ucciso con un proiettile, credo da un fan, non si è capito bene, magari ce lo spiegheranno molto meglio. Ma questa morte di un giovane ragazzo che aveva 22 anni, quindi parliamo di giovanissimo, tu immagina quanto è popolare ancora adesso e quanto fa parlare di lui. E soprattutto, Laura, Viktor Koi, con questo fantastico gruppo, andiamo noi ad ascoltare Cuculo, che è quella canzone che l'abbiamo vista e l'abbiamo ascoltata anche con altri grandissimi artisti russi. Che dire, nel senso, ascoltarla l'originale, perché andremo ad ascoltare questa canzone nel 1990, quindi è una canzone scritta allora, cioè registrata allora, quindi faremo un salto nel passato. Ma lo facciamo molto, con molto animo, col nostro cuore, perché siamo molto vicino a voi e ci piace soprattutto rendere omaggio in tutta la storia russa e anche sovietica, e quindi ovviamente ci piace andare a scovare e ascoltare quello, sì, che ci proponete, soprattutto nel nostro Telegram. Come voi sapete, noi abbiamo un Telegram personale aperto a voi, giustamente, che potete vedere nella nostra descrizione. Potete iscrivervi già anche adesso al nostro canale e supportare con Donation Alert quello che facciamo noi, perché sapete benissimo che il nostro lavoro è, e se potete aiutateci pure, non fa male, diciamo, a noi, anzi ci farebbe bene, perché come sapete il copyright ci blocca in tante cose. Laura, oggi veramente sarà una giornata particolare, quindi andiamo a ascoltare Cuculo, che ti ricorderai, sì, che l'abbiamo ascoltata dalla voce di Viktor Koi, dalla voce di Kino, di questo fantastico gruppo. Okay. Andiamo insieme a reagire. Andiamo. Раз. Скажи, Кул,
lo ricordo. Скоро день жители на выселках, камнем лежать или гореть звездой, звездой. Солнце мое, взгляни на меня, моя. Thank you.
Ah. Ai ai ai, Laura. Quante cose mi sono passate per la mente, ma io mi devo correggere, purtroppo ho sbagliato sulla data, perché lui è morto sì il 15 agosto del 1990, ma non è nato nel 78. Ah, no. Lui è nato nel 62, quindi già aveva insomma 30 anni circa, doveva fare 30 anni, dopo due anni, quindi 28 anni. Un'età maledetta un pochettino, questi 20 anni, dai 20 ai 30, dove tanti artisti sono morti. Ma immagino, io guardavo questo video, Laura, e immaginavo tutte quelle persone, anche nostre coetanee, che in quel momento erano magari là a vedere questo concerto. E poi vengono fatte, riproposte le canzoni, perché vengono riproposte. Noi l'abbiamo sentita da Polina Gagarina, la Gagarina. Sì, questa canzone, quindi questa è l'originale, questa è la canzone che poi questo qua è stato un concerto del, io leggo, del 1990, quindi immagina pure che in questo video che noi vediamo, pochi mesi dopo sarebbe morto Victor Coi, quindi insomma è talmente triste per poi quello che ha lasciato, perché noi ancora il patrimonio artistico, culturale di una persona lo sentiamo, e lo vediamo in base a quello che ha fatto. Infatti noi vogliamo addentrarci ancora di più a Victor Coi, perché Laura, veramente sentiamo tanta nostalgia dei nostri amici russi che parlano di questo artista sempre, quindi ha lasciato davvero qualcosa di un perché tutti dicono Victor Coi è vivo, lo scrivono, quindi lascio immaginare l'amore enorme per questo artista, ed è bellissimo sapere che noi stiamo vedendo qualcosa di impagabile, cioè questo concerto lo stiamo vedendo grazie anche alla tecnologia che c'era allora, cioè nel senso, sì, il video non è come adesso in HD, in altro, perché immagina, questi, per andare a un concerto negli anni 90 dovevi andarci fisicamente, era difficile magari potersi spostare, non è come adesso che si prende un aereo, si va e si prende il biglietto online e tu vai a vederti il concerto. Adesso allora era molto più difficile, magari per il numero di posti, perché ho visto che c'erano, tu sentivi quella platea, sì, che continuava anche lui quando non cantava, si sentiva questa platea calda, questa platea che incitava il suo nome, proprio per capire l'amore che avevano verso di lui. E riascoltata questa canzone, per questo ho detto questa la conosci, Laura, sì, perché realmente c'è entrata anche a noi nel cuore, che noi dopo andremo anche a vedere un pochettino anche il testo, come dicevo, il mio sole, guardami, il mio palmo si è trasformato in un pugno, e se c'è ancora polvere da sparo, dagli fuoco. O cose particolari, quante canzoni non sono state ancora scritte di Cucù, lo canta, dovrei vivere in città o in periferia, dove mentire come una pietra e ardere come una stella. Insomma, ci sono dei, è un testo molto molto forte, e quindi molto bello, che ancora oggi si ascolta. Laura. Sì, ricco di parole, di poesie, della bella musica, no, Davide? Sì. E che questa è la parte bella del popolo russo, che non fa morire mai una canzone bellissima, sempre anche l'artista più grande all'artista più giovane, portano sempre in retro la musica, sempre va e viene, non la lasciano mai dietro, anche sicuramente la generazione va crescendo con loro e con la musica. Per noi come persone normali del mondo, di qua, in questo momento che siamo nell'Italia, ascoltare questa musica vostra e sentirla già dentro come nostra è fantastico. Vuol dire che state facendo un grandissimo lavoro, che se una canzone non muore, l'artista non morirà mai. Grazie a voi, grazie anche a tutti voi del gruppo di Telegram, che date questa musica e la possibilità di espanderci anche noi. Sì, bellissimo. Ma questo è, vedi, anche un ringraziamento va anche a noi, Laura, non perché loro già ce li danno tanti, sì, ringraziamenti, sì, però sì. Immagina un italiano e una, sì, colombiana che reagiscono a canzoni russe così vecchie, così antiche, sì, e noi non facciamo altro che diffondere, prendere questo amore che a noi date
e poi diffondere queste canzoni e nella nostra comunità, che è molto grande, sì, e mondiale. Quindi la cosa è bella perché altri di altre nazioni diranno: ah, loro hanno fatto questa canzone, voglio ascoltarla. Sì. Quindi il bello è che noi non facciamo altro che buttare sull'onda della rete sociale, e andare a buttare una canzone del genere e farla girare ancora nel 2023 e far vedere quanto storia c'è dietro la canzone russa. E questo qua è un onore e un piacere riuscire a farlo. Sì. Cari amici, grazie per essere stati qui, ci siamo prolungati molto, siamo a oltre 16 minuti di registrazione. Allora le piace stare con noi, Davide? Allora le piace veramente stare con noi, a noi fa piacere che voi siete ancora qui con noi. Quindi adesso, cari amici, vi invito a iscrivervi al canale, a commentare come fate di solito voi, a mettere tanti tanti like, appunto per fare diffondere sempre di più. I like aiutano a rendere il video più virale, quindi più seguito da altre parti. Quindi tanti tanti like, e soprattutto, se potete, come dico spesso, supportate il canale con donation alert, trovate tutto nella descrizione, fate una piccola donazione e ci aiuterete. Grazie Laura, grazie Davide, grazie amici, grazie a presto, vi vogliamo bene, ciao a tutti. Ciao.